Grazie alla conquista della città di Malanfatori, importante nodo strategico del nord-est della Nigeria da tempo presidiata da Boko Haram, si è conclusa la prima fase dell'offensiva della coalizione regionale formata principalmente da Chad e Niger per contrastare i miliziani jihadisti. Molto fieri i capi di Stato Maggiore di Niger e Chad, che lamentano però una mala gestione da parte della Nigeria dei territori strappati al controllo di Boko Haram. C'è una coordinazione da stabilire con la Nigeria perché le forze congiunte di Chad e Niger non hanno intenzione di provvedere alla gestione delle città conquistate e ora saranno i partner nigeriani, sia militari che civili, a doversene occupare. Le grandi città occupate da Boko Haram sono ora nelle mani delle forze militari di Niger, Nigeria e Chad. Il raggio di azione di Boko Haram qui è ridotto. Non posso dire che sia nullo, ma sicuramente è ridotto al massimo. Dall'inizio dell'offensiva dei due eserciti, sempre in collegamento e collaborazione con quello nigeriano, sono 36 le località strappate al controllo dei miliziani jihadisti nelle regioni nord-orientali della Nigeria. Ma i fondamentalisti salafiti continuano a mietere vittime. Nel pomeriggio di sabato hanno assaltato un villaggio nel nord-est della Nigeria e decapitato 4 pescatori.